Ben ritrovati ragazzi, grande protagonista di questa puntata è l'edizione Digipak francese del film Profumo di donna. Questo qui è un lungometraggio italiano uscito nel 1974 e diretto dal nostro grandissimo Dino Risi. Si tratta dell'adattamento del romanzo Il buio e il miele di Giovanni Arpino uscito nel 1969. Il lungometraggio vede come mattatore assoluto Vittorio Gassman nei panni del capitano in pensione Fausto Console, rimasto cieco e monco alla mano sinistra. Il film fu presentato al Festival di Cannes del 1975 e portò Vittorio Gassman a vincere il premio per la migliore interpretazione maschile. Inoltre, ai premi Oscar del 1976, il lungometraggio ricevette due nomination. Una come miglior film straniero e una come miglior sceneggiatura non originale. Il film è molto bello, ebbe moltissimo successo in quegli anni e negli anni 90 venne realizzato anche un nuovo adattamento del romanzo di Arpino con il grandissimo Al Pacino, film che si chiama Scent of Woman, Profumo di donna. Il film non lo rivedo da tantissimi anni, ma è davvero molto molto bello. Vi consiglio di recuperarlo perché merita davvero tanto. È uno di quei film perle della nostra cinematografia degli anni 70 e c'è un grandissimo Vittorio Gassman, per cui vi consiglio caldamente il recupero perché non ve ne pentirete assolutamente, anzi rimarrete sbalorditi dalla ferocia e dalla onestà della storia. Questa qui è un'edizione francese che ho recuperato durante la mia vacanza a Parigi, è una nuovissima uscita che si può trovare in qualsiasi store online e fisico in Francia, anche su amazon.fr. Prezzo di listino grosso modo è di 20 euro e il titolo è stato edito dalla Tamasa Pictures. Si tratta di un'edizione combo perché all'interno, oltre al Blu-ray, c'è anche il DVD. In Italia, Profumo di donna non è mai uscito in alta definizione Blu-ray. La cover qui frontale è molto bella, mi piace molto, dove possiamo ammirare il protagonista assoluto Vittorio Gassman, la coprotagonista Agostina Belli e poi qui in piccolo l'accompagnatore del capitano, interpretato da Gassman, Alessandro Momo. Si tratta di un'edizione Digipak, quindi è cartonata. Qui dietro invece possiamo trovare la sinossi e qualche riga della critica. Qui invece vengono riportati alcuni dettagli sull'edizione, ovvero che all'interno del Digipak c'è un libro di 32 pagine, che è praticamente un resoconto, un estratto dell'intervista rilasciata a Yves Allion da Dino Risi, e qui vengono riportati i due contributi extra, che sono due clip di breve durata, perché la prima, Dino, Vittorio e Agostina, dura 36 minuti, poi c'è praticamente il trailer italiano e francese originale del 75, poi c'è un trailer del 2021 che è praticamente il trailer di lancio di questa edizione, un video. Ovviamente si tratta di una produzione italiana, per cui all'interno del supporto Blu-ray troviamo audio italiano e audio francese. Il master di provenienza proviene da un restauro realizzato in 4K e, come vi ho già detto, all'interno troviamo sia il Blu-ray che il DVD. Adesso direi di andare a spacchettare l'edizione. Adesso vi faccio vedere la costina, che è questa qua. Non c'è nessun elemento in rilievo. Qui c'è il nome del regista, Dino Risi, Agostina Belli, la scritta Parfum de Femme, profumo di donna, e qui il nome della label francese Tamasa. E poi qui i loghi Blu-ray e DVD. All'interno l'edizione è così composta, come ho detto, un'edizione Digipak cartonata, dove qua a sinistra troviamo una taschina che contiene questo fogliettino pubblicitario e il libricino di 32 pagine. Qui invece troviamo i capitoli e qua sulla destra i due dischi, il disco DVD e il disco Blu-ray.
E basta, peccato che non ci sia un artwork interno. È abbastanza spoglia come edizione, non c'è niente di così particolare dal punto di vista delle immagini interne, degli artwork, però è sicuramente più carina rispetto a una semplice edizione Amarai. Adesso andiamo a vedere il booklet di 32 pagine, booklet che ha il medesimo artwork della custodia esterna, quindi all'artwork frontale del digipack. Ed è praticamente un booklet interamente scritto in lingua francese. C'è molto testo. E qui c'è l'estratto dell'intervista rilasciata da Dino Risi a Ives Alion. E basta, queste qui sono le ultime due facciate di questo booklet spillato, scritto in lingua francese, presente all'interno di questa edizione di Digipack. Adesso, per concludere l'opera, per concludere l'unboxing, andiamo a inserire il disco all'interno del lettore Blu-ray e a dare uno sguardo al menu e ai contenuti speciali. Inoltre, diamo anche uno sguardo se i sottotitoli in francese sono forzati o meno. Peut-être quelques mots sur Dino Risi pour commencer. Parce que c'est intéressant de voir qu'il n'était pas du tout destiné à devenir cinéaste à l'origine, il est issu de la grande. Ogni tanto ti squagli, eh? Vabbè, anch'io da ragazzo non stavo mai fermo. Bene ragazzi, abbiamo fatto l'unboxing di questa edizione francese in Blu-ray più DVD del film Profumo di donna, lungometraggio del 74 diretto dal grandissimo Dino Risi. Va il plauso alla Tamasa, a questa label francese, per aver portato
il titolo in formato Blu-ray perché nel nostro paese, in Italia, il lungometraggio è inedito in questo formato un video. Come abbiamo potuto vedere dal menu, i sottotitoli in francese sono removibili, per cui ragazzi, tanta tanta roba. Peccato per i contenuti extra, perché in realtà, come abbiamo potuto vedere, non è che ci sia tantissima roba, ma il lungometraggio merita tantissimo, per cui vi consiglio il recupero e la visione, perché è uno di quei film davvero gioiellini della nostra cinematografia. Io spero che questo unboxing sia stato di vostro gradimento. Fatemi sapere nei commenti se conoscete il film, se l'avete mai visto e se avete intenzione di recuperare questa edizione francese in Blu-ray. Io come sempre vi ringrazio per avermi seguito fino alla fine e vi do appuntamento fra qualche giorno con un nuovissimo eccitante video. A presto!